Bentornati Boysingers, anzi benvenuti su un nuovo gioco entusiasmante. Si chiama Animal Battle Revolt Simulator ed è un simulatore dove noi possiamo far combattere tutte le bestie, inventate o meno, che ci piace. E oggi nella squadra numero 1 abbiamo numero 1, 2, 3 Huggy Wuggies. Sono un po' strani, però fidatevi che menano come orbi, guardate che grinfie che hanno. Contro di loro, signore e signori, il Tyrannosaurus Rex. Ora, questa è la prima battaglia che facciamo, ovviamente poi ne seguiranno anche altre, tante altre, speriamo, ma stiamo per partire. Siete pronti, boys and girls? 3, 2, 1, via! Gli Huggy Wuggy, signore e signori, partono alla scoperta della morte. Ma il dinosauro non ha intenzione di lasciar stare e ne distrugge uno, lo acchiappa, lo aggranfa. Ma loro sono forti, molto più forti di lui, e lo ammazzano. Abbiamo appena visto, signori, che tre Huggy Wuggy uccidono. Ma secondo me anche uno l'avrebbe ucciso, No, forse uno no, perché questo qui effettivamente lo vedo abbastanza distrutto, quindi probabilmente è stata una sorta di parità. Ok, allora abbiamo un campione del momento ed è Huggy Wuggy. Ma se noi Huggy Wuggy lo mettessimo contro un'altra creatura che io ho creato qui a mia disposizione, per esempio, che ne so, Purple dei Rainbow Friends? Però voi sapete, giustamente, cioè Purple dei Rainbow Friends non va mai in giro da solo. Cioè solitamente, Purple dei Rainbow Friends, guardate com'è figo, sta insieme ai suoi amici, almeno a un altro suo amico. Per esempio il piccolo Picciridu. Picciridu, ci ricordiamo tutti, essere il piccolo Orange. Però siccome Picciridu è piccolo, secondo me ce ne vorrebbero almeno due di Picciriddi, no? Cioè mi sembra anche giusto, sono più piccoli degli Huggy Wuggy, quindi giustamente equilibriamo le squadre, no? Ok, allora siete pronti? Come sei lucente, Purple! Sei bellissimo! Anche tu, Picciridu! Molto bravo, molto bravo! Allora siete pronti, mi raccomando, voglio uno scontro corretto e cordiale! 3, 2, 1... Combattete, boys and girls! Combattete! Oh, hai visto Picciridu come mena? E anche Purple, eh! Mamma mia, che valzer che stanno ballando, boys and girls! Attenzione, chi cade dal ring è praticamente squalificato, Vedo qui che sta succedendo un disastro, ma Picciridu sta saccagnando Huggy Wuggy. È blu, volevo dire, scusate, mi sono un po' confuso. Questo è blu. Quindi effettivamente perché si stanno combattendo tra di loro? Non lo sappiamo, ci interessa? Non ci interessa, l'importante per noi è la distruzione. Vedo che qui due stanno cercando di dominare Purple. Non sta riuscendo nessuno dei due a uccidere, ma sono caduti dal ring. Quindi la sfida si riduce soltanto a blu contro Picciridu. Vedo che Picciridu è ferito e sta spruzzando succo di pomodoro in giro per la mappa. Ma attenzione, blu sta cercando di spingere Picciridu e lo butta di sotto e poi cade anche lui. Però tecnicamente ha vinto. Cioè, dovrebbe aver vinto, no? Dovrebbe aver vinto. Per me ha vinto. Perché scusate, abbiamo detto che il ring è la zona che conta. Quindi naturalmente... Volevo rimuovere Purple, ma... Oh no, lo sto smontando pezzo per pezzo. Ma io volevo toglierlo tutto, non un pezzo. Purple, ma che fai, maledetto? Tu e il tuo addome gigante. Non fa niente, riprendiamoci la situazione in mano. Nell'angolo 1 del ring troviamo questo mostro. Egli si chiama Arraua. Si scrive A-R-R-A-U-A, proprio... Se lo volete hashtaggare nei commenti, lui è molto bravo, è uno youtuber. Arraua! Fortissimo, con questi denti, fa un sacco di video bellissimi. Guardate che zanne della Madonna che ha. E che lingue, quante lingue. E che occhi, Attento, non cadere, Arraua, che poi succede un casino. Stai fermo, bro. Fai una figuraccia, Se cadi da solo fai una figuraccia, te lo sto dicendo. Stai fermo. Però sei un fallito. Vabbè, non fa niente. Adesso lo mettiamo nell'angolo 2 del ring. 3 Green Rainbow Friend con quei lunghi artigli. Vedete che bellezza? Adesso dobbiamo rimettere Arraua, però, che poverino ha fatto una figuraccia. Nella squadra 1. Eccolo qui. Arraua, per favore, Questa volta con garbo, non deludere. 3, 2, 1, si combatte! Oddio, raga, Arraua è una belva. Oh madonna, raga, sta rompendo il mio computer, Arraua!
Mio Dio, ma sono anche i green. Guardate, hanno un coso. Madonna santa. Ma allora, i green Rainbow Friend, a parte che avevano delle ventole dietro che facevano un casino, vedete? Hanno dei razzi, tutti questi sono razzi. Potentissimi. Però hanno sconfitto la Rawa. Ma non me lo sarei mai aspettato. Cioè, ero convinto che la Rawa fosse una belva. E invece lo era probabilmente, ma i green sono stati 10 volte più forti di lui. Allora, cerchiamo di eliminarli, così da poter fare un'altra sfida nuova. Anche se i green, vi dico la verità, uno dei green lo lasciamo, perché è una bestia. Dobbiamo trovare un nemico che sia in grado di eliminarlo. E allora io proverei a metterlo contro qualcosa di dinosauresco, perché secondo me va bene. Però magari tanti, capito? Perché così, tra tanti, magari riusciranno a eliminarlo. Proviamo con questo Kakarodontos, eh? Kakarodontos è potente, non lo sapete. Ma ne mettiamo, tipo, tanti. Cioè, lo devono togliere di mezzo. Quindi ne mettiamo ancora di più. Gli mettiamo anche dall'altra parte. E poi loro hanno un bambino, secondo me, dovrebbero avere. Facciamo più grande, cioè non un bambino. Un... come si chiama? Un genitore. So scemo, anch'io so scemo. Ma ora ci siamo. Il genitore farà più male degli altri, si spera. Pronti? Vediamo che succede. 3, 2, 1, via! Tutti contro di lui! Assaccagnate! Ma lo sbranano! Madonna, gliele stanno! Guarda che pioggia! Gli cadono tutti addosso! Madonna mia! Ma vai, vai, morde! Ma lui non è morto! Cioè, ragazzi, sono tutti morti, cadendo. Lui ha i razzetti pazzi e non è morto. No, raga, è impossibile. È inuccidibile. Proviamo un altro. Sempre tra quelli creati da noi, Agiwagi. Dai, Agiwagi contro tutti quanti questi dinosauri. Va bene, no? Cioè, sicuramente. Ecco qua. Oh, è bello. Molto bello, secondo me. Ha molti denti, quindi potrebbe essere effettivamente una bestia anche lui, eh. Però non vedo razzi. Vedo scaglie, che sicuramente lo proteggeranno. Ma secondo me potrebbero avere una speranza i nostri dinosauri Kakarodontos, lì come si chiamavano. Siete pronti? E ovviamente... attendete, perché poi mi sto tenendo il meglio per dopo, eh. Le creature più mostruose che ho trovato ce le teniamo per la fine. 3, 2, 1, via! Assaccagnatelo, boys and girls! Voi siete come questi dinosauri, ragazzi! Dovete mordere come dei pazzi! Bravi, stanno essendo bravi! Alcuni cadono, eh. Quelli che cadono probabilmente ci muoiono. Però se lo ammazzano ci dovrebbe dare la vittoria. E mi sa che non ce la dà, perché se loro cadono tutti in questa maniera e muoiono... forse quello grande vi... ma porca me, ma niente, ma niente. Ma niente. Cioè, volendo io potrei anche provare a farli combattere per terra, ma la vedo grigia lo stesso. Cioè, Agiwagi mi sembra più forte di tutti gli altri. Togliamo tutti questi dinosauri, perché no, vabbè, no, così poi stiamo perdendo, perché a me mi segna nell'altra squadra e questa scritta "hai perso" mi sta iniziando a far arrabbiare anche. Allora, mettiamogli qualcuno che lo possa crepare di mazzate. Questo, eh? Questo qua. Guardate com'è grosso. Godzilla, voglio vedere Godzilla, cioè Godzilla, tu sei Godzilla, cioè quello è Agiwagi forte, no, lo conosciamo tutti, ma tu sei Godzilla. Ah, prima che mi dimentichi, come su Teardown, mi raccomando, scrivetemi nei commenti quali mostri, c'è tutto raga, qualsiasi cosa, qualsiasi personaggio, Peppa Pig, SpongeBob, quello che volete, suggeritemi con quali personaggi dobbiamo combattere la prossima volta. Ma adesso Godzilla contro Agiwagi. Però Agiwagi, posso dire una cosa? Dovrebbe essere più grande, perché è troppo piccolo. Cioè, così magari vince uguale, non lo sappiamo, ma non va bene, non è giusto nei suoi confronti. Quindi secondo me facciamo un po' più grande. Un pochino più grande mi sembra, non sono sicuro, ma mi sembra un pelo più grande. E allora 3, 2, 1, si comincino le battaglie. Godzilla, Godzilla. Oh mio Dio, guarda come lo sta combinando. Oh mio Dio, Godzilla. Godzilla, ma sei spaziale. E abbiamo pure... guarda, gli ha tolto lo scheletro. Cosa aveva dentro? Delle piume? Aveva una collana di piume, i denti, gli occhi e tutte le scaglie. Ma Godzilla, ma i miei complimenti. Ma i miei complimenti. E allora a questo punto vi domando: va bene, Godzilla è così forte, ok, lo rispettiamo, ma se insieme ad Agiwagi ci fosse anche Blue dei Rainbow Friend, secondo me le cose cambierebbero. È un po' contorto, però secondo me potrebbero farcela insieme. E allora combattete! Vai Godzilla! Attenzione, perché il purple lì... Madonna, ma sei una be...
Ma Godzilla è fuori di testa. E poi gli fanno anche i tamburi, no? Perché giustamente, Godzilla ha bisogno di un po' incitamento. Quella è una belva della Madonna. Guarda come l'ha ridotto anche a questo. Vedete, sotto le scaglie aveva una specie di scheletro. Delle zampe pelose quasi, no? Va bene. Ok, Godzilla, campione indiscusso. Credo di aver iniziato a capire l'antifona, Godzilla. Non vuoi lasciare spazio a nessuno. Ah, questo qua, questo è maledetto perché fa i buchi nel terreno piuttosto che togliersi. Vabbè, ma tanto Godzilla lo apre in 5. Secondo me non c'è problema. Mettiamo qualcos'altro contro Godzilla. Per esempio, lui lo ignoriamo, tanto è come se non ci fosse. Ender Dragon contro Godzilla. Un po' più grande anche l'Ender Dragon però, deve essere secondo me. Ma anche un bel po' di più. Vai. Ah, bello grande. Bello grande. Questo, a te ti ignoriamo proprio. A te, guarda, ti ignoria, facciamo finta che non ci sei. Perché sei stato un scemo. L'ho visto io, tutto che si contorceva, ballava la macarena così. Faceva nulla. Ma loro, invece, secondo me, questi menano. Pronti? 3, 2, 1, via! Anche il drago spa... Oh, la Madonna! No, ma qui la potenza si spreca, Cioè, il drago di Minecraft ha spiumato Godzilla? E l'ho ammazzato! Mamma donna, ma io non me l'aspettavo. Non pensavo che il drago di Minecraft fosse così potente. Anche più di Godzilla. E Godzilla abbiamo visto che pestava di brutto, Beh, e allora proviamo a mettere due Godzilla. Oppure Godzilla insieme a quest'altra bestia qui. Ma che cos'è? Oh, ma è una pianta dinosauro carnivora fotonica. Con delle bocche. Tante bocche, piumate per giunta. Beh, drago di Minecraft, mi sa che qui hai trovato pane per i tuoi denti, Purple, poverino, lo ignoriamo, fate finta che non c'è. Lui è lì, vedete, una squallore veramente terribile. 3, 2, 1, vai, combattete. Ok, no, ma com'è possibile? Com'è possibile? Sto drago di Minecraft pesta come un fabbro. L'abbiamo eliminato. Il drago di Minecraft l'abbiamo per il momento eliminato perché era troppo forte. E al suo posto abbiamo messo Carl. Lui è Carl. Non so perché si chiama Carl, ma si chiama Carl. Ed è boss, un vero boss. Guardate che denti e che fauce, che lingua, che artigli, che scaglie e che armatura che ha Carl. Contro di lui un avversario degno, il bionico T-Rex. Questo non è un T-Rex normale, infatti è rafforzato da un'armatura bionica dentro la quale c'è effettivamente il T-Rex, vedete? Nella coda si vedono proprio i pezzi di T-Rex, ma ovviamente ha potenziato tutte le sue parti e questa sarà una sfida epica. 3, 2, 1, si dia inizio alla festa. Ok, per chi fate il tifo voi? Secondo me qui Carl avrà la meglio. Beh, attenzione, Carl cadendo potrebbe essere morto. E porca miseria, ma Carl, ma sei un succhiapallus. Però mi sembra che era comunque in svantaggio. Propongo una cosa intelligente, sentitemi a me. Mettiamo più Carls, perché secondo me Carl è in svantaggio. Ma perché quest'altra bestia è veramente grossa. Allora, Carl, squadra 1, giriamolo, ne mettiamo un altro qua e un altro qua. Uno di questi dovrà riuscire pure a fare qualcosa al Bionic T-Rex, no? Vai, esercito di Carl! Performate! Lui sputa le fiamme nel frattempo, guardate che belva! Non si fa mettere i piedi in testa dal gruppo di Carl. Eppure le spine del gruppo di Carl stanno infliggendo del danno al T-Rex bionico. Vedo che fa fumo. Questo è un segno, vuol dire che sta prendendo danno. Ma è anche Carl che tira le fiammate! Potente, Carl, potente! Attenzione però, perché... Ma così è una stupidaggine. Perché un Carl è vivo, attenzione! Quel Carl ha sfruttato i corpi dei suoi compagni per scudarsi e adesso si sta portando verso una decisa vittoria. Non è vero. Porca miseria, abbiamo trovato un altro colosso. Un altro colosso, questo T-Rex bionico. È veramente potentissimo. Allora eliminiamo i Carl, tutti. Gli abbiamo tolto una zampa prima, ma non fa niente. E al posto loro mettiamo il drago di Minecraft. Perché no? Perché no? Un po' più piccolo però, giustamente. Va bene così. I due che hanno dimostrato le performance più letali tra tutte le bestie che abbiamo chiamato fino al momento. Ovviamente uno contro uno in uno scontro letale. Pronti? Vai, performate. Ma è impensabile. Ma è impensabile. Ma com'è possibile?
Guardate, lo ha ridotto a un cumulo di macerie e ora sta piscettando sopra i suoi bulloni per dimostrare una superiorità che già dall'inizio era chiara, effettivamente, anche noi che ci abbiamo sperato. Allora proviamo a toglierlo e mettiamo un altro che abbiamo visto potente, Godzilla. Godzilla era buono, ma non quanto il drago. Mettiamone svariati. Tre Godzilli potrebbero far esplodere il mio computer, perché inizio a sentire che quando iniziano a fare i laser, le spari, le cose, le fuoche, un pochino di vento le girano, un po' come Teardown, se seguite la serie anche di quello. Partiamo, 3, 2, 1, combattete, senza più... Ma... A quanto pare qui è tipo una questione di sasso carta forbice, Cioè non ci sono mai vittorie al pelo. È sempre una vittoria schiacciante tra questi bestioni. E beh, giustamente, perché la potenza che hanno è fotonica. Quindi uno o è più forte e vince, o è più debole e schiatta all'istante. Togliamo anche questo perché ne ho altri da farvi vedere, non voglio perdere tempo. Nella squadra 1 adesso mettiamo un grosso, ma grosso, Ma non è grosso. Vabbè, evidentemente questo non gli piace essere grosso. Ma nella botte piccola a volte c'è il vino fettente. E lui è Cursolino. Guarda com'è arrabbiato. Mamma mia, è una bestia. Nella squadra... Cara, non calciare. Lo so che ti inquieti perché dici... Ah, mio Dio... No, cara! Cara, no! Cara! Cara, per favore! No, sta correndo di più di prima. Cara! Speriamo che non lo faccia più, perché ti giuro dovrei fare un combattimento epico tra me e lei e non so come andrebbe a finire. Ora... Contro Cursolino leggendario dobbiamo mettere un avversario alla portata. Però ho l'impressione che questo Cursolino non sia così forte, quindi decido di mettergli qualcosa di non troppo pesante. Un mutante primate, questo gorilla berserker. Perché no, perché no. Mettiamone 1, 2, 3, 4, 5. Mi va bene, no? Dovrebbero essere bilanciati, credo. 6, 7, 8. Ce n'è anche uno là lontano. Cara, però! Ma non è possibile! E che è? Ma è un calciare! Il tamburi! I tamburi ci sono in questa casa! I tamburi! Oh! Ma che è? Adesso possiamo procedere, forse! Se Dio ce la manda buona! Vediamo se funziona! Ursolino, per favore, Bravo! Buttati a... Ma mio Dio! Ma mio Dio, ma bozzica come un pazzo! Ma quelli lì pistano come dei dannati, guardate! Cursolino, cosa fai? Vai, mannaro! Ma che scombattimento pazzo questo! Mamma mia, Cursolino ha uno stile di lotta veramente bello. Ma anche i gorilla, vedete come menano alla cieca? Ma sono dei matti pure loro. Ma, beh, Cursolino ne ha tolto di mezzo già un paio però, Ma anche lui sta prendendo delle botte. Vedo sangue di pomodoro in giro. Vuole dire che tutti stanno prendendo dei calci in culo abbastanza forti. Vedo Cursolino però che ha tolto di mezzo tre gorilla e si sta avventando verso il quarto, ma viene sorprendentemente sconfitto e fermato dagli altri gorilla. E a quanto pare Cursolino all'interno era una specie di lupo mannaro nudo orribile. Guarda che brutta bestia. Beh, inaspettato. Vorrei fare ancora qualche combattimento però, visto che questi gorilla sembrano essere così forti. Allora, Cursolino, ti tolgo e metto un esercito di gorilla un po' più fornito, diciamo. Tra cui mettiamo il loro capo, che è questo qui, Goro il gigante. Gorilla. E poi mettiamo un paio di questi con la mazza. Esercito di gorilla per la squadra 1. Contro quello della squadra 2, perché mi sa che sono nemici. Ah, quindi questo è un assalto da dietro. Infatti. Ah, Goro il gigante è stato capotato all'improvviso. Ma attenzione, perché quelli con la mazza stanno menando a cavolo. Non gliene frega niente di chi ci acchiappano, Quindi colpiscono, hanno saccagnato anche Goro il gigante. Ma credo che abbiano vinto, Sono calmati. Ah, perché c'era quello lì rimasto là in fondo. Sto imbecille. Vabbè, hanno vinto di brutto, perché gli altri non sono rimasti più. Però io volevo fare diversamente. Io volevo togliere tutti questi e mettergli contro qualcos'altro, se sapete che cosa intendo. Allora, togliamoli tutti, lasciamo quelli e mettiamo, vediamo un po'. Metterei qualcosa di creato da me, per esempio. Non uno di questi gorilla, però. Per esempio, fatemi vedere, uno di questi. Beh, abbiamo Rayquaza, il Pokémon, altrimenti abbiamo lui. Una delle bestie leggendarie più epiche della storia, il
Traduquatus, eh? Beh, potente, lo facciamo anche un po' più grande. Va- oh mio Dio, Traduquatus! Ma che, ma cosa sei? No, è eccessivo. Cioè, mi dispiace quasi per i poveri gorilla. Cioè, non hanno nessuna possibilità al mondo. Questo è un bestione gigante. Io gliele ormai... 3, 2, 1... Vai, gorilla contro traduqua... Madonna, gorilli. Ma poveri... Ma cosa c'ha? Cioè, gli arpioni? Ma che bestia! Ma vabbè, io ho perso perché era nell'altra squadra. Ma ovviamente lui ha vinto. Che fotonica creatura! Beh, a sto punto io... Allora, fatemi fare così. Togliamo tutti questi scimmioni che non ci piacciono nemmeno. E mettiamo un'altra bestia. Per esempio questa qui. Qui sotto. Nella squadra 1, che sono io. Ma visto che è più piccola, ne mettiamo di più. Questa sarà un combattimento particolare, eh. Vai, lottate! Ok. Beh, ci hanno provato. Effettivamente. Cacchio, abbiamo trovato il super boss. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Tra il Traduquatus, che è questo qui, no? E il drago di Minecraft, che abbiamo visto essere letale, no? Chi vince? Beh, secondo me dobbiamo provarlo la prossima volta. Ma magari il nostro Traduquatus avrà anche altri sfidanti, tra quelli che voi sceglierete giù nei commenti. Quindi sbizzarritevi. Per ora però ci salutiamo. Fatemi sapere con un pollice in su se volete un altro episodio di questo gioco. E Lion out!